Tre sono gli elementi principali di un buon DJ: la selezione musicale, la tecnica, ovvero il suono, e la capacità di gestire una serata. Ce n'è poi un altro, più sottile e impalpabile se vogliamo, ma decisamente molto importante. Sto parlando del carisma. Beh, sarebbe più corretto dire carisma, ma lasciamo stare questa questione. Che cos'è il carisma? Beh, il carisma, oltre a essere dato da tutti e tre gli elementi principali, è anche quel qualcosa in più che va oltre la selezione e la tecnica musicale. Sono quegli elementi extra che riguardano l'immagine nel senso buono del termine e soprattutto riguardano quello che comunica un DJ durante le sue performance e anche per quello che fa online e offline. Perché è così importante? Beh, innanzitutto, sia gli amici, i conoscenti, ma anche gli addetti ai lavori stessi, non guardano soltanto al fatto che uno sia bravo o meno a fare il suo compito, ma guardano all'empatia che comunica, che dà un DJ, l'impatto visivo. Se potessimo fare un esperimento di prendere esattamente la stessa serata fatta allo stesso modo da due persone diverse, otterremo comunque due risultati diversi, perché dipende molto da tante cose: dalla faccia, dal modo di vestirsi, dal modo di porsi, dal modo di approcciarsi, e sono aspetti da non sottovalutare. Quindi anche il fatto che uno abbia uno sguardo fiero verso la pista, che si muova invece di stare fermo, freddo e con la testa giù. Non so se ti è mai capitato, ma certe volte vado a sentire dei colleghi che sono bravissimi, ma non riesci neanche a farti salutare perché non guardano mai e non ti vedono neanche se sei a poca distanza. Beh, quello è un elemento abbastanza negativo per un personaggio comunque pubblico. Ci sono degli aspetti che vanno oltre la prestazione per creare, costruire e migliorare il tuo personaggio, perché di questo si tratta. Innanzitutto bisogna padroneggiare bene i primi tre elementi, e questo è imprescindibile, non si può sostituire o, come dire, evitare l'ostacolo. Però a parità di tecnica, selezione musicale e capacità di gestione, conta molto la persona, e questi sono aspetti su cui ci puoi lavorare per essere sempre più sicuro di te, essere sempre più convinto dei tuoi mezzi e anche essere in grado di comunicare qualcosa al di là del tuo compito strettamente necessario. Se hai dei suggerimenti, commenta pure qua sotto. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!